Senta, amico, lei deve guardare le cose in faccia. Non ha un diploma di scuola media, non ha qualifiche. Non sarebbe più soddisfatto con un buon lavoro manuale ben pagato? Se volevo chiedere, sì. Se per caso ti dispiacerebbe molto sposarmi. Eh sì, lo voglio. Ah, grazie. Io vi dichiaro marito e moglie. Ehi, Rocky, il dottore dice che la carne non è pesante. Lui forse. Perché non fa la box? Ho letto non so dove che lei è un gran pugile. Tu credi che l'ho battuto l'altra volta? Sì o no? Il verdetto l'hai sentito? Beh, io ho vinto, ma non l'ho battuto! Mi volevi, Fred? Mi tocca licenziarti. Hai dei problemi a casa, ti servono soldi? No, no, va tutto benissimo. Mister Balboa? Sì. Mi dispiace molto, non abbiamo nulla. Non è l'uomo che fa per te, Apollo. Io t'ho visto batterlo. E non ho mai visto nessuno prenderne tante in quel modo. Eppure continuava ad attaccare come un maledetto. Rocky, perché non fai dritto e ti rimetti a combattere? E il tuo occhio? Il dottore ha detto che non devi più combattere. Stammi a sentire, tutti i pugili finiscono col perdere un occhio. È finita, lascia stare. La tua carriera di pugile è chiusa, figliolo. Rocky, ti prego. Non devi dimostrare niente a nessuno. Adriana, io so fare solo quello. Hai riempito di botte il campione del mondo per 15 riprese, ti puoi contentare, no? Forse possiamo fare di meglio questa volta. O peggio, non ci pensi. No. Sono pronto per una rivincita. Per dimostrare che questo fortunato dilettante, e lo è stato fortunato, non ha la capacità di resistere 5 minuti sul ring con un pugile di classe come me. Ed è uno che scappa, non ha il coraggio di affrontarmi. Quindi io ti dico, Rocky Balboa, o come ti chiami, non lo so. Voglio che tutto il mondo sappia che sono pronta ad incontrarti ovunque, dove vuoi e quando vuoi. Noi gli dobbiamo spaccare il muso a quello. Assolutamente. Chi di voi stasera è avanti al televisore assisterà veramente a una grande battaglia nel vero senso della parola. Tu vai giù, amico. Tu vai giù.